Ma allora, io non so come faccio a dire che il vaccino è meno efficace contro questo tipo di variante, non ci sono evidenze scientifiche su questo nella maniera più assoluta, non abbiamo dati, quindi io non dico assolutamente, anzi, Cioè, potrebbe dei essere, ma dati che potrebbe non abbiamo. essere, semplicemente non lo sappiamo al momento. Ma non lo sappiamo, no, non lo sappiamo. Guardate, io ho dei dati, noi stiamo facendo uno studio al solito, il gruppetto, no, di Stefano Pascarella, Cassone, Cauda, io, insomma, stiamo facendo uno studio proprio sulle varianti, sulla variante Omicron e sulle mutazioni che ha su proteine particolari che sono quelle proprio implicate nella efficacia vaccinale. Ma no, no, non abbiamo trovato veramente nulla di eclatante, devo dire. Ma però vediamo, andiamo avanti. Io Certo. quello che dico, abbiamo delle evidenze che ci dicono esattamente il contrario, al limite. Cioè, la persona che noi abbiamo in Italia con la variante sudafricana è una persona con doppio vaccino e che ha una sintomatologia lieve, come se Guardi, avesse preso adesso la porto a comunque. Napoli e entriamo nel merito, diciamo, dell'italiano che si è contagiato, perché noi siamo al Cutugno di Napoli dove pure stanno facendo il sequenziamento, quindi ci arriviamo. Però prima le chiedo, diciamo, siamo ancora al riscaldamento, alle domande preliminari. Siccome ho sentito che in Gran Bretagna hanno annunciato che Tre faranno mesi. la terza dose dopo A 3 3 mesi mesi. dalla seconda, prima avevo sentito che in Francia la fanno dopo 4 L'Austria mesi. dopo 4 In anche. Austria dopo 4, qui in Italia siamo passati da 6 a 5 e io a un certo punto ho detto no, vabbè, non scherzo, cioè mi stanno Sì. tirando. Dopodiché però ho immaginato, ma chiedo a lei, che abbia a che vedere con il livello di contagio nel paese, con quanto corre il virus nel paese? Non c'ha No. niente a che No, no, vedere no, con questo. assolutamente. No, no. Allora, noi sappiamo benissimo che dopo un certo periodo di tempo, 3-4 mesi, l'efficacia vaccinale comincia a diminuire perché gli anticorpi circolanti, attenzione, gli anticorpi che circolano, non la memoria immunologica, quella rimane, Sì. diciamo, diminuiscono. E questo succede tanto che al quinto mese, scientificamente, è anche giusto fare una dose di richiamo perché, come dire, risveglia il sistema anticorpale, lo Ok. rimette un attimo in moto, quindi va benissimo. Portarla a 4 o a 3 è una scelta molto politica dovuta alla logistica. Ce la faccio io a vaccinare un numero di persone in un mese sulla terza dose? Beh, forse in 2 mesi ce la faccio di più, forse in 3 ancora di più, ma non mi cambia la vita perché la dose di rinforzo che Questo è io do interessante. la posso dare benissimo al quarto come al quinto mese. Non è che se io la do al quarto mese Quindi è la scelta ha a che talmente fare con la reattogenico, chissà logistica, cosa mi con fa. quanto io sono in grado di vaccinare. È certo, ma certo. Scientificamente noi lo sappiamo che dal terzo, quarto mese in poi precipitano un pochino, no, gli Oh, si anticorpi. mette Quindi nei guai, ogni giorno va Cicozzi, bene. noi che cominciamo a vaccinare a 5 mesi e quindi abbiamo un mesetto di tempo in realtà, no? Per stare entro i 6. E secondo lei logisticamente siamo messi bene? Si Beh, faccia dei generale nemici, sia Figliuolo, gentile. beh, no, no, il generale Figliuolo ha fatto miracoli, lo Allora ha sappiamo, fatto lo via, farà anche vedi? adesso, lo farà anche adesso, è bravissimo in Ok, quindi questo. lei è sereno. Io ho Aspetti perché fiducia. le voglio dare questa notizia. Ho detto la parola sereno davanti a Rosario.